E amici, bentrovati a questa nuova puntata degli speciali di Medicina Amica. Siamo tornati nello studio del dottor Giuseppe Di Bella a Bologna che ringrazio. Sì. Buonasera sì. dottore. Oggi pa vogliamo parlare insieme a lei eh, dei progetti di ricerca della Fondazione eh, sì. Luigi Di Bella. Perché vogliamo parlare proprio dei progetti? Sì, <coughs> per superare gli attuali limiti delle terapie oncologiche e che sono molto diversi dalla comunicazione ufficiale, di quella che è la comunicazione attraverso le grandi reti TV, dei grandi giornali, che danno un'immagine, delle certezze, dei risultati, dei progressi che non sono assolutamente reali. Io metterò nel nostro sito metododibella.org un articolo che manderò anche qualche giornale che ogni tanto si ripubblica e anche delle slide per spiegare, secondo dei dati internazionali scientifici documentati, ufficiali internazionali, qual è attualmente l'efficacia reale dell'oncologia, sul Quindi, medio e sul lungo termine. Lo stato reale eh, sì. dell'oncologia internazionale, non, non solo italiana. dei protocolli oncologici. Mm -hmm. Sono internazionali, sono globali, sono codificati da National Cancer Institute, sono adottati praticamente in tutte le nazioni. Mentre eh, attraverso gli studi, i progetti di ricerca della Fondazione sì. eh, Di Bella, voi ehm, studiate i, il cancro e sì. studiate soprattutto l, il miglioramento della cura sì. dei tumori. Sì. Ricordiamo anche che uno dei finanziamenti più ricchi è il, grazie al 5 per 1000. Sì. Grazie 5 per mille e grazie anche a Telecor. <ride> Ci ha dato una grossa spinta. In questo momento riusciamo a finanziare contemporaneamente tre progetti di ricerca. Uno col CNR di Bologna in collaborazione con l'oncologia sperimentale e microscopia elettronica dell'Università di Ferrari. E, e altro... medicina personalizzata anche. Sì, sì, personalizzata, sì che è un e po' è la, un il, il futuro. Il target di CD è futuro, sì. Che è proprio il futuro, perché d'altronde sì, siamo sì. tutti diversi... Sono quindi... concetti <ride> da affermare che si stanno un pochino per volta diffondendo. E l'altro progetto di ricerca sarebbe il terzo che finanziamo con la biologia molecolare dell'Università di Bologna. Con il professor Carlo Ventura. Il professor Carlo Ventura, il quale è un ricercatori, uno dei pochi italiani conosciutissimi e apprezzati in molte università, anche americane. Eh, allora, Diceva ehm. che l'informazione mediatica sull'efficacia dei protocolli sì. oncologici non è così veritiera. No, eh, io lo metterò, anzi se qualcuno è interessato si vuol con il nostro sito, il metodo di Bella, in prima pagina troverà le comunicazioni. Oppure iscrivendosi alle newsletter. Lo allora metteremo una serie di diapositive. Adesso si dice slide perché in italiano non si deve parlare. Una serie di diapositive in cui vengono riportate le testate scientifiche delle pubblicazioni internazionali. Il dato più significativo che abbiamo riportato è la sopravvivenza oggi del paziente oncologico a 7 anni, 31% entro i 7 anni viene a mancare per tossicità delle terapie a cui vengono sottoposti, soprattutto tossicità cardiaca. 53% per progressione del tumore. Il dato reale non mediatico oggi della sopravvivenza del tumore a sette anni è il 16%. Questi dati da dove li estrapoliamo? Sono internazionali ufficiali. Quindi possiamo andare e in qualsiasi nel, banca si, dati? Sì, 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 eccedono. Alla documentazione che metteremo c'è la fonte, sono fonti autorevoli internazionali. Ora, per quale motivo? Oltretutto è bene sottolineare che questo 16% di sopravvivenza sono quasi tutti i pazienti operati, tranne qualche leucemia. Però nella operati fanno? Chirurgicamente, chirurgicamente, quindi sì. il, diciamo, il tumore cioè, viene il, asportato. asportato. Il paziente oncologico non operato con la terapia medica ha una sopravvivenza minima, che è codificata dal famoso rapporto Morgan che metteremo in queste, in queste diapositive. Il rapporto Morgan pubblicato sulle banche dati mondiali, una rivista importante, ha 5 anni: 2,5% di sopravvivenza su 220.000 pazienti non operati unicamente trattati con terapia medica del tumore. Dottore, mm. ma sembra di capire che eh, in qualche modo il paradigma debba essere cambiato, perché se il tumore mm. lavora mm. in maniera sistemica, anche la cura deve lavorare in maniera sistemica, mm. come avviene esattamente col metodo di Bella, mentre invece mm. nelle cure, diciamo così, tradizionali e ufficiali, come, come le mm. piace sottolineare, la cura è sempre molto settoriale sì, e settoriale, specifica. Sì. Quindi Perché è un paradigma, diciamo, un modus operandi completamente diverso. Sì, è totalmente diverso. Ora, se i dati ufficiali mi danno un 16% di sopravvivenza a 7 anni e altrettanti dati ufficiali con solo chemioterapia mi danno un 2,5% di sopravvivenza a 5 anni, Qualche cosa può essere migliorato, qualche. questo è il motivo dei progetti di ricerca della Fondazione di Bell. Partono dal concetto che questi dati non sono accettabili. Per quale motivo? La ricerca scientifica viene fatta secondo determinati paradigmi di ricerca internazionali codificati. Questi paradigmi di ricerca sono responsabili di questi risultati. Per quale motivo? Perché studiano sperimentano su pazienti oncologici chemioradiotrattati in condizioni critiche avanzate, questa è una condizione allora uno studio fatto su questo tipo di paziente in partenza è fallito perché io non riesco a sperimentare su un paziente in condizioni assolutamente diverse l'efficacia di un prodotto perché uno studio potrebbe dare dei risultati importanti e sbloccare lo stallo delle ricerche, dei risultati così deludenti, se io su un paziente oncologico non inquinato da precedenti terapie posso verificare esattamente l'efficacia e la tossicità, la tollerabilità sul breve e sul lungo termine della terapia. Allora, la maggiore responsabilità di risultati così gravemente deludenti è nel paradigma stesso di ricerca va radicalmente cambiato come incomincia a essere recepito, a essere capito, a essere diffuso da una corrente di pensiero che si sta espandendo progressivamente. Questo è cosa dice? Primo, è sempre più evidente, sempre più logico considerato l'estrema complessità della biologia in generale della vita in generale della vita tumorale in particolare che è più potente di quella fisiologica è illusorio pensare che una monoterapia monoterapia vuol dire uso un certo tipo di uso solo chemioterapici per esempio consideriamo monoterapia in uso due o tre ma il concetto è sempre quello di terapia citotossica, uccido le cellule per intossicazione è superato da un concetto multiterapico. Io devo intervenire sulle reazioni vitali maggiori, fondamentali, strategiche della vita del tumore. Non posso intervenire solo a livello citolitico, uccidere e basta. Devo avere un concetto molto più ampio, meno limitativo, più rispondente alla realtà, più rispondente all'enorme capacità vitale della cellula tumorale. Allora, il concetto di multiterapia si sta fermando progressivamente. Ci sono una serie di studi, vanno a capo un ricercatore americano, Bell Williams, ma c'è una certa aggregazione, un certo sinergismo. Ora, gli attuali paradigmi di ricerca non possono prevedere una multiterapia perché sarebbero di una durata decennale, pluridecenale. Siccome la multiterapia si sta rivelando secondo un criterio logico elementare, semplicissimo, essenziale, bisogna cambiare paradigmi di ricerca i quali sono oltretutto sponsorizzati perché sono comitati etici che danno l'assenso. Però questi comitati etici è, è difficilissimo che diano assenso a delle ricerche indipendenti, non sponsorizzate, con penalizzazioni gravissime. Quindi, in qualche modo la ricerca che ne esce ufficiale, è una ricerca che ha, che ha delle pecche, perché no, ha, una visione, ha una un visione vizio, miope. Ha molti vizi di base, per questo siamo con un 16% 7 anni di sopravvivenza è un 2,5% di sopravvivenza solo con terapia medica e tumori solidi, oltretutto Finisco, oltretutto, oltretutto, sì. oltretutto mh, proprio mh, nel 2016 l'ANSET, la rivista per, per antonomasia più uf, ufficiale e migliore sul, in campo medico e scientifico soprattutto, mm. dichiara che la chemio entro il primo mese di cura può uccidere da 2,4 al 50% dei pazienti sì. quindi in qualche modo Già quattro anni fa eh, l'Anset dichiarava questo, oggi siamo ancora fermi. Dunque la cosa grave, oltre che una denuncia di questo genere, di una rivista importante, storica e prestigiosa, è la cosa grave è che queste denunce cadono nel nulla. Sembra di me di una eccezionale gravità, però cadono su un terreno inerte, un disattento, ma ci sono denunce ancora più gravi. Abbiamo avuto modo di parlare qualche volta delle denunce circostanziate e documentate di un Nobel, Sheckman, quando ha detto che l'intera ricerca scientifica è soggetta, è governata e controllata e gestita da gruppi di poteri internazionali, economico-politici i quali gestiscono la finanza, gestiscono l'economia, l'informazione, gestiscono le carriere universitarie, gestiscono le istituzioni sanitarie della maggior parte delle nazioni. Allora la denuncia è grave, perché dice che molte riviste creano delle carriere, creano delle, dei personaggi, li chiamo Colts, Key Opinion Leader, i quali hanno la finalità di programmare degli studi sponsorizzati che devono essere finalizzati al fatturato di determinate industrie. Ora, oggi è difficilissimo trovare un prodotto registrato che i vari ministeri inseriscono nelle loro guida, linee guida terapeutiche, che non sia stato programmato e gestito sponsorizzato da multinazionali. vari Qual è il problema? Questo avviene non solo in Italia ma... Questo avviene a livello globale, siamo in presenza, la globalizzazione è questa. È la gestione centralizzata della, della ricerca scientifica, della pratica clinica, ora con particolare attenzione al farmaco perché non solo è la maggiore, una delle maggiori fonti in assoluto di fatturato. Però il farmaco da questi centri di potere che oltretutto sono i centri di potere di un numero limitatissimo di persone, i quali gestiscono e possiedono la stragrande maggioranza della ricchezza mondiale, l'intera ricchezza mondiale, e di pochissimi che gestiscono questi centri di potere. E gestendo i centri di potere gestiscono punti fondamentali, le informazioni, In molte nazioni, la prima cosa che fanno, cercano di controllare, la magistratura e controllare l'informazione io non parlo dell'Italia in generale come strategia loro di senti di potere perché se lei in una nazione controlla magistratura e informazione hanno già il controllo della finanza non c'è bisogno dei carri armati, hanno il controllo totale, è una dittatura totale, non gli scappa niente. Eppure, Anche... eppure ci sono uh, studi che dichiarano e, e danno voce a questi dati di cui parlavamo prima, cioè la grande mortalità e la mancanza Cadono di... Cadono nella di... disattenzione generale, vi spiego perché. Perché questi signori, gestendo l'informazione, fanno una continua capillare ossessiva disinformazione. Per cui c'è un inganno continuo della gente. La gente è portata in continuazione, direi quasi in maniera ossessiva, a credere il falso. Oltretutto hanno tutto l'interesse a spaventare, impaurire la gente, a terrorizzare, perché in questa maniera un impaurito non ragiona, accetta su pienamente tutta una serie di condizioni. Ora, concludendo, esiste un aggregato di potere mondiale che gestisce sono poche persone, la ricchezza mondiale. Allora, è ingenuo pensare che queste persone che sono arrivate a un punto da gestire capitali sterminati siano animati da sentimenti altruisti o generosi, che agiscono per il bene della gente, che agiscono in maniera disinteressata, che il loro obiettivo sia quello di fare beneficenza, il loro obiettivo è avere denaro e potere. Tutto il resto non conta, se no non sarebbero riusciti ad assentrare la ricchezza mondiale. Questi signori gestiscono la terapia, gestiscono la ricerca, ma come la gestiscono? Al loro uso e consumo. Oggi la ricerca è quasi totalmente sponsorizzata, non è libera, è sponsorizzata. Con vari meccanismi questi signori hanno inserito al vertice delle istituzioni sanitarie dei loro agenti, loro, che sono inseriti in questo sistema di potere, per cui il mondo accademico, vari premi, riconoscimenti internazionali, al vertice di istituzioni sanitarie, ci sono individui piazzati da loro, messi da loro. Per questo motivo il farmaco che viene poi dato, viene distribuito, viene propagandato e viene comunicato e illustrato ai medici, nasce secondo questo criterio, verso ricerca sponsorizzata. Questa ricerca sponsorizzata ha creato il fallimento dell'attuale terapia. Perché, se qualcuno ritiene un risultato eccezionale e accettabile, un 16% di sopravvivenza a 7 anni, allora non parliamo più. Se ritengono che dopo quantità immensa di fondi di ricerca, di istituti di ricerca, di istituzioni di ricerca, sia ancora arrivato a questo punto, e c'è qualche cosa che non funziona. Quello che non funziona è questo. È una ricerca che non è libera, è una ricerca gestita, è una ricerca sponsorizzata. Oltretutto le critiche ufficiali di personaggi importanti come un Nobel oppure editori carbi di riviste scientifiche internazionali, come la professoressa Angel, che ha scritto un libro, è diventato un best internazionale sulla mistificazione, sull'alterazione del dato scientifico, sull'imposizione di terapie inefficaci. Allora, per esempio il mm. British Medical Journal nel 2017 ha eh, addirittura eh, dichiarato che sulla reale efficacia antitumorale della stragrande maggioranza dei farmaci di ultima generazione approvati dall'EMA, quindi... Eh, un'agenzia di, sì. di tutto rispetto, sembrerebbe, non esiste alcuna documentazione scientifica. Dunque questo, questo ha testimonianza e ha validità di, 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 questo, di questo discorso sì. che sta facendo? Questo è un elemento tipico della disinformazione ufficiale costante, perché tutti i mezzi di informazione più importanti, grandi reti TV nazionali, grandi giornali, giornaloni, eccetera, eccetera, sono coerenti, sono uniformi, sono praticamente inquadrati in questo sistema. Allora, in formazione fiscale si parla continuamente di successi. Abbiamo avuto il ministro pro tempore della sanità che con grandi entusiasmi, quasi commosso, ha parlato di nuovi farmaci antitumorali che costano un patrimonio al contribuente, però dice, è un progresso eccezionale della medicina. Per cui, sono stati registrati dall'Agenzia Europea del Farmaco, dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Questa è la comunicazione ufficiale. Lo dico perché la gente impari a non fidarsi, non poco, nulla di questa informazione ufficiale che è sponsorizzata ed è finalizzata non alla verità, ma è finalizzata al mantenimento e all'accrescimento del potere. Cosa dicono? <coughs> dicono che questi farmaci sono miracolosi, fanno bene un progresso, eccetera, eccetera. British Medical Journal, è una delle ultime testate indipendenti, perché se le stanno comprando le multinazionali del farmaco, stanno acquisendo le riviste scientifiche più ampie, se le stanno comprando. Quelle che non sono comprate sono in qualche maniera condizionabili. Questa è la denuncia del Nobel Scheckman, è la denuncia del professor Sanger, è la denuncia dell'editore capo, quello che è stato editore capo di Lancet. Allora, British Medical Journal smonta, raffredda questi trionfalismi sui nuovi farmaci di provata efficace, come dicono loro. In pratica non hanno nessuna prova documentata e sperimentale, perché li hanno sperimentati, di servire realmente a qualche cosa. Fanno qualche cosa per poco tempo, ma per quale motivo? Il motivo è semplicissimo: perché si rivolgono a una unica linea di segnalazione e vanno a bloccare un anticorpo monoclonale, il fattore epidermico di crescita, quello vascolare o le chinasi, ma non riguardano gli elementi cardine, strategici, basali della biologia tumorale, e come tali possono funzionare per un po' di tempo, per un po' di tempo, poi essere superati alla prima mutazione. Allora, il British Medical Journal, una delle ultime testate indipendenti ufficiali prestigiose e attendibili, vi dice: signori, istituzioni internazionali, state molto attenti a questo punto. Istituzioni internazionali, Agenzia Europea del Farmaco, registrano e fanno pagare al contribuente farmaci che in pratica hanno un effetto estremamente limitato con costi altissimi. Se anche io metterò in questa newsletter. Anche la comunicazione ufficiale che riguarda l'assoluta sproporzione tra costi astronomici di questi farmaci e effetto terapeutico estremamente limitato, che non giustifica minimamente questo tipo. Arriviamo alla conclusione di questo discorso. La ricerca ufficiale sponsorizzata è accettata dai governi, da personaggi che fanno parte delle istituzioni. Sono imposti in maniera autoritaria, perché l'oncologo, universitario, ospedaliero ha delle linee guida che deve rispettare, il medico di base ha delle linee guida a cui si deve ottenere. Per cui non solo c'è questa linea di ricerca, quello che viene fuori da questa linea è imposto, il medico lo deve prescrivere. Qual è l'alternativa? una ricerca indipendente che dà un enorme fastidio. Come eh. quella della Fondazione di Bella, quella che, che esatto. ha come focus principale ovviamente la cura, mia, la, la, sì. la cura eh, contro, contro il cancro attraverso il metodo e eh, la multiterapia. Sì, sì, eh, perché eh, l'obiettivo è quello di colpire ehm, gli obiettivi vitali e strategici del, 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 del tumore. Uno degli obiettivi è questo. L'altro obiettivo... L'obiettivo base, la differenza primaria, differenza fondamentale, che questa ricerca libera è finalizzata alla salute e alla vita del paziente. La ricerca sponsorizzata è finalizzata all'incremento del potere economico e del fatturato. La differenza base è questa. E vive e prospera con tutta una serie di complicità e di connivenze create mettendo al vertice di istituzioni, al vertice prestigio accademico, tutta una serie di personaggi compiacenti. Hanno creato la cosiddetta comunità scientifica che è conforme, c'è anche per fortuna una comunità scientifica indipendente che è stata, si, si sta organizzando come contraltare queste cose. Ora, il problema, oltre che avere un obiettivo fondamentalmente diverso, da una parte vita e salute, dall'altra parte fatturato, c'è un obiettivo logico, l'obiettivo logico è prendere atto della realtà biologica, della realtà della cellula tumorale, la quale è una potenza rispetto alla cellula sana e capace di esprimere una quantità enorme di possibilità, di meccanismi di crescita, di soluzioni alternative, è un bersaglio mobile difficilissimo ora e anche di mutazione. mutazione prendere atto di questo cosa vuol dire? fare una multiterapia, perché? perché la biologia neoplastica è così potente ha una quantità di reazioni vitali non mi posso alludere, illudere con una chemioterapia o polichemioterapia comunque si tratta sempre di terapia citolitica e citotossica illudere, cosa devo fare? devo intervenire sui meccanismi basilari strategici, strategici della biologia tumorale. Quali sono? Meccanismo di crescita e migrazione, meccanismo di mutazione. Crescita, perché cresce il tumore? Cresce perché utilizza delle sostanze chimiche che gli portano energia. E queste sostanze chimiche sono rappresentate essenzialmente dall'ormone della crescita e da tutti i fattori di crescita che sono dipendenti dall'ormone della crescita, che funziona insieme con la prolattina, sono due ormoni ipofisali. Questo dato di fatto non è contestabile, scientificamente, è matematico, si limitano a ignorarlo, non lo possono contestare. La gravità di questo aspetto, di questo orientamento, di questa linea d'azione è enorme, perché il mancato ricepimento di questa verità, che è una verità ovvia, è una verità scientificamente documentata, ma è razionale, e nella logica dei fatti. Il tumore cresce, cresce con l'ormone della crescita e tutti i fattori di crescita sono monodipendenti. Perciò anche uno non addetto ai lavori capisce che l'inibizione ha un effetto fondamentale. Allora, quali sono i progetti di ricerca che puntano agli obiettivi strategici? Una macchina senza carburante non funziona. Il carburante della cellula tumorale, primitivo, primario, essenziale, è l'ormone della crescita. Gli devo impedire di utilizzarlo, devo dare un antidoto. Nella scelta dell'antidoto devo cercare uno che sia fisiologico, non tossico, e a disposizione la somatostatina, che è fatta in una zona del cervello che è l'ipotanamo, che è naturale. Qual è il progetto di ricerca attuale, prossimo della Fondazione di Ribella? Un tipo di somatostatina già studiata e pubblicata, che va perfezionata, ma adesso bisogna passare all'attuazione pratica. Gli istituti di ricerca che stanno collaborando, CNR Università di Ferrara, in parte sperimentale microscopia micro, micro, micro elettronica, avere questa formulazione liposomiale per bocca, poterla dare al farmacista che la dà al paziente. L'obiettivo attuale, lo studio, il prossimo progetto di ricerca finanziato è informare il comitato etico di studi sull'animale e sull'uomo, arruolare una serie di volontari già disponibili in maniera tale da poter superare ogni tipo di blocco, di contestazione, in maniera che il paziente possa avere un inibitore della crescita tumorale con dei prodotti non tossici. A basso costo, il che non è poco in una situazione grave come viviamo, e ancora più grave come si sta prospettando. Allora, se io do questa formulazione di somatostatina, l'iposomiale, che ha vantaggi importanti, questi studi vanno perfezionati saranno perfezionati studiando anche come questo mi va a modificare il DNA, il studio epigenetico come entra dentro la cellula a una funità e come agisce su tutti i recettori della cellula tumorale. Anche perché oggi mm. la somatostatina viene assunta via vena, e quindi ha un processo abbastanza lungo, fastidioso per chi si deve... La somatostatina deve... viene o iniettata con un temporizzatore, perché costringe una persona di notte a tenersi un aghetto sotto gutta e un temporizzatore, se no affrontare una spesa e piuttosto rilevante del prodotto analogo al lento Tutto questo sarebbe superato da una somministrazione molto semplice per bocca, la quale oltretutto, oltre che avere un costo sicuramente ampiamente ridotto, mi toglie da questo condizionamento, da questo limite anche per quanto riguarda gli aspetti sociali, così, però mi dà il compotenziamento, perché già okay. nella prima parte della ricerca, già conclusa e già pubblicata, questo tipo di somma dostatina mi dà un potenziamento dell'effetto, mi dà che saranno studiati con i prossimi progetti di ricerca in collaborazione CNR Università e con questi volontari che hanno già dato disponibilità, noi potremo vedere diverse cose, meccanismo di azione sulle membrane delle cellule tumorali e un'acquisizione nuova, un meccanismo nuovo che sta venendo fuori da questa nuova formulazione l'effetto per esempio di radicali dentro la cellula tumorale, è la prima volta che un tipo di somatostatina mi produce dei radicali liberi del ferro dentro la cellula tumorale, si sta vedendo che questo effetto è potenziato notevolmente dalla somministrazione contemporanea di alte dosi di omega 3 che poi vanno a interferire sulla funzionalità. Allora, questo progetto di ricerca... Quanto può... durerà? probabilmente durerà degli anni, però la prima parte, alla prima fase noi speriamo che si possa concludere in meno di un anno in maniera da dare il più rapidamente possibile ai pazienti questa disponibilità, già bloccata dal problema del virus che per quattro mesi ha congelato la ricerca e poi dalla complessità del tema perché c'è il comitato etico che è stato informato, è stato fatto un documento da parte dell'università spiegando che la somatostatina è registrata, non è tossica. L'avvolgimento liposomiale con, le, con l'ecitina è noto e documentato, per cui ci sarebbero gli estremi per accelerare al massimo la disponibilità di queste cose. Questo è un progetto di ricerca. Un altro progetto di ricerca con l'Università di Bologna, Biologia Molecolare, riguarda un punto critico, forse ancora più insidioso della sella tumorale, che è la capacità di mutare la mutabilità della sella tumorale, ed è responsabile del fallimento delle attuali terapie, o meglio, del fallimento strategico. Le attuali terapie hanno un effetto tattico, diciamo. Se io in un microcitoma polmonare faccio una chemioterapia, ho un ottimo effetto, si riduce moltissimo, può anche apparentemente sparire. Dopo un po' di tempo, non anni, mesi, si riforma, è più aggressivo di prima. Allora, per quale motivo? Perché il serotumorale ha una mutabilità. Cosa vuol dire mutabilità? Per il fatto di essere tumorale, nel, come carattere suo insito, si dice carattere del fenotipo neoplastico, ha una mutabilità che si chiama mutabilità costitutiva, cioè cambia. Ogni volta che cambia sono guai perché seleziona e trattiene dei vantaggi. Perché il seno tumorale di oggi non è quello di un anno fa: quella di oggi è più aggressiva, è più mobile, cresce più in fretta, si sposta di più, è più tossica. Cioè, il seno tumorale fa un percorso continuo per cui seleziona e trattiene una serie di vantaggi. Questa si chiama mutabilità costitutiva, è il guaio più grosso. È come se si fosse potenziata nel tempo stesso? Continuamente, corso delle, degli continuamente anni. fa un percorso. Ah. Questa mutabilità costitutiva viene moltiplicata e accelerata a livello esponenziale appena io attacco la cellula tumorale con alte dosi di chemio o di radio. Percepisce immediatamente l'attacco, immediatamente appronta le contromisure perché attiva un sistema di sopravvivenza che è nel suo DNA, che è ereditato dai batteri, ormai noto. Questo sistema che cosa consente? Consente all'azione tumorale sotto attacco, chemioterapia, di moltiplicare a livelli esponenziali il numero di mutazioni. E queste mutazioni come se le offrissero un ventaglio di vantaggi. Si sceglie quello che serve di più in quel momento. Ma è impressionante la varietà e il numero di possibilità che la cellula tumorale per mutazione e selezione trattiene di opposizione al danno che noi le creiamo con la chemio. Addirittura uno dei meccanismi è una riparazione in tempi abbastanza rapidi del danno che il suo DNA ha ricevuto. Per esempio radioterapia. Mi va a scombinare il DNA della cellula tumorale. La cellula tumorale dopo 8, massimo 10 mesi ricompaccia il suo DNA come se non avesse fatto niente. La chemioterapia è la stessa cosa, però c'è un effetto permanente. L'effetto permanente qual è? Quell'enorme raffica di mutazione che ha fatto, mette la cellula tumorale in condizioni di migrare con estrema facilità dove vuole, di essere tossica, di superare tutte le membrane cellulari, di abbattere l'immunità, di avere degli indici di proliferazione altissima e una resistenza che diventa refrattarietà. Allora, questo è uno dei due obiettivi, al di fuori dei quali è tempo perso. Obiettivo, devo togliere alla cellula tumorale gli elementi base della sua vita, il suo carburante, della sua energia, abbattere i rifornimenti e tagliare che cosa? L'utilizzo ormone della crescita, prolattina, e nei tumori ormonodipendenti l'estrogeno nella donna e l'androgeno nell'uomo. Questa è la base, taglio i rifornimenti. Secondo, se io non vado a bloccare questa enorme capacità di risposta della cellula tumorale all'attacco, la quale mi risponde in maniera esponenziale, qualsiasi terapia efficace, efficacissima, è limitata nel tempo. È illusoria. Io ho dei risultati sì, illusori, sono brevi. Dopo un po' di tempo questi risultati sono superati da una valanga di mutazioni. La più pericolosa di queste mutazioni. Addirittura mi consente alla cellula tumorale di essere autonoma, come crescita lei stessa, diventa ormonale, non ha più bisogno dell'ormone della crescita, non ha più bisogno di fattori, è autonoma, cioè praticamente cresce per i fatti suoi. Allora, cosa devo fare? Devo agire su quei punti del DNA perché, nel DNA, che avviene questo, nell'informazione genetica, nei codici della vita, nel programma dell'esistenza. Devo agire qua in che cosa? In quei punti del DNA, su quelle sequenze dei geni che sono responsabili di questa mutazione. Con che cosa? Con delle sostanze che non siano tossiche, abbiano questo effetto specifico, mi vadano ad agire direttamente lì sopra e possibilmente che fra di loro siano in sinergismo, che fra di loro abbiano un effetto uno per non uno più. Alcune di queste potenti le abbiamo già nel protocollo di Bella, documentatissime in letteratura, retinoidi, vitamina D3, vitamina E, melatonina. Questi hanno recettori sulle membrane nucleari, cioè vuol dire a contatto del DNA, hanno fattori di trascrizione in comune, dimerizzano fra di loro, mandano impulsi potenziati al DNA. Cosa fanno? Mi vanno a bloccare. Questo mi si ideale meccanismo di mutazione, quando funziona, quando io arrivo precocemente. Perché questo meccanismo è un meccanismo da una parte sottovalutato, dall'altra parte misideale perché se io non arrivo subito non lo fermo più. Ed ora qualche istante di pubblicità ma restate con noi. A fra poco. del professor Ventura quindi con la facoltà di biologia molecolare dell'università di Bologna tratta proprio di questo? il professor Ventura ha ricevuto perfettamente questi concetti di ricerca di mio padre e ha già sperimentato ha già pubblicato, abbiamo pubblicato come fondazione gli effetti, due elementi fondamentali della, della terapia di Bell l'acido retinologo e la melatonina hanno un effetto formidabile e differenziante cioè fanno questo lavoro qua Sull'asso retinoico ci sono delle, delle risposte che sono entusiasmanti. Il prossimo progetto di ricerca prevede l'estensione di questa ricerca, l'utilizzo seriato insieme di, di questi elementi in maniera da vedere questo effetto multiplo, come si realizza questo effetto fattoriale, studiando le cellule tumorali che hanno il più alto indice proliferativo, la più grande vitalità più formidabile capacità di mutabilità che sono le cellule staminali, tumorali. Il progetto di sé che è questo. C'entra anche un argomento molto affascinante, sì. abbiamo ascoltato tante volte il professor Ventura parlare di suono e di come le cellule possono essere informate attraverso sì. anche questo aspetto, sì. che eh, sembra così molto sì. aleatorio, ma in realtà no, è, è un'informazione potentissima. Questo è pericoloso perché sarà bloccato subito dai multinazionali, perché può creare un crollo di fatturato questo? Per quale motivo? L'acido retinoico della terapia di Bella, da, messo a contatto con le sequenze dei geni responsabili della mutazione, ha un effetto differenziante. Antimutazioni mi blocca questo percorso. Però quando io do acido retinoico, io posso derivare delle, una risposta anche di tipo fisico, non solo di tipo chimico. Questa risposta di tipo fisico dipende dal fatto che il DNA... E sotto effetto dell'acido retinoico cambia forma, la struttura spaziale cambia. Le sequenze del DNA hanno una forma omega, i punti più vicini entrano in risonanza ed emettono delle vibrazioni elettroacustiche. Se queste vibrazioni elettroacustiche le derivo e le do un altro punto di dinamica, do lo stesso effetto. Questo cosa vuol dire? Che io con un messaggio di ordine fisico vado ad avere lo stesso identico effetto al messaggio chimico. Questo cosa vuol dire? Che io non do più il farmaco. Perché se io isolo e identifico una determinata frequenza, do quella, a questo punto non vendono più il farmaco. E allora cambia tutto. Certo, musica e anche colori, perché le frequenze sì, se delle, aspetti, dei suoni sì, sì, sono sì. simili a quelle dei colori. Sono Quindi aspetti sono aspetti diversi. molto affascinanti che probabilmente, sì. eh, riusciremo, i cui effetti riusciremo a vedere tra molto tempo. Sì, sono, aspetti diversi delle, sono forme diverse di energia. Se c'è un'energia sonora, se una un'energia luminosa. Queste energie vengono emesse come risposta a segnali di ordine chimico. Allora io posso dare degli impulsi con energie diverse, che poi sono nate come risposta a un, a un contatto di ordine chimico, io posso usare anche quelle lì, però è un futuro pericoloso perché mi va a interferire su un determinato mercato fiorentissimo certo e sì. poi eh, offre spunti di riflessione anche sul sul caos in cui viviamo perché le informazioni sonore che riceviamo quotidianamente in tutti i luoghi in tutti sì. i posti sì, sì. possono incidere anche sulla nostra salute ma torniamo al progetto di ricerca sì. del professor ventura sì allora la nostra fondazione ha in corso il progetto di ricerca con il professor Ventura sulla citocalasina B, l'ultimo prodotto studiato da mio padre, il professor Di Bella. Citocalasina B è estremamente interessante e il professore è entusiasta dei primi risultati ottenuti, verrà rifinanziato adesso una seconda tranche di studi. Perché? Perché agisce su aspetti vitali del serotumorale. I serotumorali hanno uno scheletro hanno lucido citoscheletro, formato da microtubuli i quali servono per comunicazione dentro la cellula, ma anche per comunicazione fra una cellula e l'altra, sono un ruolo vitale. Questi microtubuli, insieme con modifica di potenziale di membrana attuato dalla citocalasina B in sinergismo con la melatonina, possono avere un effetto determinante sulla biologia tumorale dei primi elementi Sembra che possano avere effetti rilevanti sui tumori cerebrali e sui tumori polmonari. Che Gli sono studi tra i sono più in corso. aggressivi sì, sono della... dati preliminari sperimentali. Sì, sottolineiamo Però ehm, per non nella dare seconda transe che finanzieremo adesso della citocalasina B, grazie all'incremento dei 5 per 1000 che ogni anno è in crescita, grazie anche a Telecore, in crescita. L'altro ci sta aiutando parecchie radio radio, con parecchie trasmissioni. Inizieremo con la biologia molecolare di Bologna un altro studio Quale? particolarmente importante che si rivolge alle più pericolose fra tutte le cellule tumorali, le tumorali staminali, che sono una valanga quando un glioblastoma, tumore cerebrale, dopo un primo effetto temporaneo, generalmente glioblastomi molto difficilmente... Superano i due anni molto difficilmente. Ma per quale motivo? Perché a un certo punto questa popolazione di cellule tumorali del glioblastoma cambia, vira in numero percentuale sempre più alto di staminali tumorali. Le staminali tumorali, quelle probabilità, quelle capacità di mutabilità le hanno portate a livello esponenziale, hanno una vitalità enorme, incontenibile, per cui Cambiano a raffica continuamente, hanno un'energia enorme. Allora, studiamo queste staminali tumorali del cervello. L'altro tumore misidiale che sta facendo un sacco di vittime, purtroppo anche in giovani, giovanissime, ne stiamo vedendo troppe, sono i tumori dell'apparato riproduttivo femminile, utero e ovaio. Come mai dottore? Quando secondo riparte lei... quello? Perché sviluppa molto facilmente delle staminali, per cui sono tumori ovarici che a un certo punto quando ripartono, quando hanno recidive, sono incontenibili, danno cassinose peritoneali, altissima capacità di diffondere, di metastatizzare. Allora, si sta profilando, andando a studiare secondo l'insegnamento del professor Di Bella utilizzare e inserire in terapia quei prodotti non tossici, preferibilmente biologici e preferibilmente sinergici, che agiscono su diversi punti critici della biologia tumorale, E insieme? allora io devo studiare staminali, di cui il professor è esperto è uno dei massimi esperti mondiali, il professor Ventura, e ne ho parlato, io devo dare i prodotti che agiscono sulle staminali tumorali e devo inserire insieme con la sottrazione di energia, nel senso che io gli sottraggo tutti gli ormoni con cui cresce, gli sottraggo energia, metto già in difficoltà il suo tumore, creo già una situazione biologica di difficoltà. A questa qua io devo aggiungere tutto quello di cui oggi possiamo disporre per frenare la mutazione, melatonina biologica, retinoidi, vitamina D3, vitamina E, vitamina C. A questo devo aggiungere qualche farmaco che sta venendo fuori da uno studio approfondito delle nuove ricerche che non sono ancora utilizzate. Vi do un esempio, che è il prossimo progetto di ricerca. Queste staminali tumorali hanno un aspetto particolare. Quale? Quello che nel loro metabolismo, nel loro sviluppo, è insita una molecola che è l'aldeide deidrogenasi se io la posso usare anche come marchere delle tumorali staminali perché aumenta la deide della senasi non è ancora usato, è un prodotto di ricerca ma se io glielo vado a inibire e con lo stesso concetto inibisco per esempio nel glioblastomi la carbonidrasi che è un enzima che si sviluppa nel glioblastoma. perciò un po' per volta dobbiamo entrare nella logica del professor Di Bella di inserire quei prodotti biologici che hanno un effetto fattoriale, si inseriscono e mi moltiplicano l'effetto degli altri. Allora io devo dare un antitodo, un prodotto che inibisce la di etrogenasi. E qual è questo prodotto? Scorrendo la letteratura ne è venuto fuori uno che è già registrato, glielo posso dare subito, lo usano per altri motivi, però in commercio i farmacisti ce l'hanno. Questo lo studieremo con il professor Ventura con delle cellule tumorali, staminali, ovariche e di tumori cerebrali. Metteremo a contatto con l'inibitore del deida del ma li metteremo anche a contatto con altri prodotti, ce n'è uno, un nome complicatissimo, derivato dalle crucifere, che sono alimenti e verdure, quando interferisce su due punti critici della biologia tumorale. Allora qual è il concetto? Io devo bloccare staminali staminali tumorali così gli va ad inceppare un punto critico del suo metabolismo. A questo vi aggiungo tutto quello che ho a disposizione, non tossico, e mi vado a studiare in uno studio seriato, io incomincio con l'inibitore staminale, poi gli aggiungo il prodotto delle crucifere. Altri componenti, vedo questo effetto come agisce sulla capacità della cellula tumorale di generarle delle altre, di riprodursi, cioè vado a studiare l'indice proliferativo e vado a studiare anche l'indice apoptotico, quante cellule tumorali muoiono, quante proliferano. A un certo punto ho dei dati in maniera molto semplice, perché sono tecniche collaudate, con cui riesco a vedere se quel determinato prodotto effettivamente me lo blocca. Questo progetto di ricerca ha tutti quanti gli estremi di una logica molto semplice. E potrebbe, con buone probabilità, incominciare a cambiare delle prognosi di tumori e che oggi sono costantemente in infatti, già associando nei tumori cerebrali l'acido valproico che abbiamo studiato con il professor Ventura come incremento dell'effetto differenziante, antimutazioni, associando questo. Inibitore del carbonidrasi nei tumori cerebrali, Piano piano, secondo un concetto di guerra di posizione, tutto quello non tossico che si inserisse a livello fattoriale, inserito progressivamente mi può dare un progresso, reale, un progresso reale, di incremento delle mediane di sopravvivenza e di miglioramento di qualità di vita, ma con una ricerca libera, in cui io non ho bisogno del permesso di nessuno. Perché non faccio male a nessuno, uso prodotti collaudati e registrati e non ho la finalità di incrementare il fatturato di nessuno, ma incrementare, mediare di sopravvivenza e diminuire la sofferenza delle persone. Cioè, c'è necessità categorica e urgente che la gente entri in questi concetti incomincia a rendersene conto che l'informazione in gran parte non è affidabile e che perché una ricerca sia veramente efficace deve essere libera, indipendente e non sponsorizzata. Non solo però le persone sono preoccupate rispetto a questo tema, ma gli stessi medici non hanno strumenti per… No, questo concetto di genere è molto importante perché una delle tecniche del potere per frenare la ricerca indipendente e la terapia indipendente, perché la ricerca indipendente è finalizzata a una terapia efficace e indipendente, anche la terapia non finalizzata all'incremento del fatturato ma alla vita e alla salute della gente. Per inibire anche la terapia ci sono varie misure con cui i medici sono stati gravemente intimiditi, perché se il medico usa un prodotto che viene da una ricerca libera, anche se catalogata, confermata dalle banche dati mondiali scientifiche ufficiali, se il medico usa un prodotto di cui la letteratura scientifica mondiale mi riconosce l'utilità in quella patologia e l'assenza di tossicità, in queste condizioni il medico non usa prodotti delle linee guide terapeutiche, ministeriali, istituzionali, ma segue la ricerca scientifica, è scoperto da un punto di vista medico-legale, se ha un attacco non seguendo le linee istituzionali, escono alla difesa. Addirittura si può arrivare al punto che sia assicurato anche la, la società che lo ha assicurato possa fare contestazioni e dire che non hai seguito i protocolli ufficiali, penso io come assicurazione mi tiro indietro. È illegale perché... Però il medico rischia, rischia parecchio. Perché è scoperto, non lo difende nessuno. E quindi in qualche e modo. Quindi la ricerca sono tutti i viene... condizionamenti, tutti i limiti alla libertà di terapia alla libertà di ricerca che andrebbero rimossi per conseguire un reale progresso della ricerca e della terapia. Sono degli ostacoli che vanno, ma perché siano rimossi, la gente deve prendere coscienza di questi limiti. Per prendere coscienza deve considerare sempre meno, deve credere sempre meno all'informazione fissa, informarsi sempre di più, di ragionarci sopra determinati effetti. Lo può fare ovviamente grazie alle nostre puntate insieme a lei. Lo, si, Sicuramente si può consultare il sito della sì. Fondazione di Bella. Sì, metodo di Bella. E poi ci sono gli organi ufficiali, sì. Pubmed.org. finché che li lasceranno liberi come accesso libero. Sarà un presidio importante per chiarire le idee e sapere da che parte sta la verità. Ecco. Importante. Dottore, cosa serve alla uh, Fondazione di Bella e alla ricerca indipendente che state portando avanti? <coughs> molto, molto più personale perché purtroppo abbiamo una quantità di dati importantissimi, di estremi interesse, che non possiamo pubblicare perché non abbiamo personale. Vi faccio, c'è una spiegazione. <coughs> e ci sono diversi casi di sarcomi infantili andiamo sul misidiale sofferenze incredibili inarrabili sigli infiniti poli chemio radio terapia, sti disgraziati di bambini operati poi hanno metastasi polmonari poi fanno chemio poi fanno radio poi fanno radio. è un calvario abbiamo già diversi malgrado un percorso così misidiale Qualcuno già condannato chiaramente, a cui era stato spiegato chiaramente i genitori che dopo l'ultima radioterapia se li potevano portare a casa perché dopo ci sarebbe stata la terapia domiciliare, la terapia del, del dolore, aveva già chiuso, in queste condizioni qualche caso si è messo a posto, sono guariti. È una parola grossa, però diciamo che i cinque anni che non hanno ricaduto, sono già diversi. Ma per pubblicare questi io ho bisogno di un medico che collabori con la fondazione, mi vada a raccogliere la documentazione del caso, TAC, risonanza, esami, eccetera, eccetera i documenti, questo che mi fa su una revisione aggiornata della letteratura, mi spiega in razionali il meccanismo d'azione, questo sui sarcomi. Abbiamo pubblicato un unico caso di sarcomi, fibrosarcoma congenito e ha testimoniato su Telecolor, a 20 anni, mio padre l'ha curato che aveva due anni. Bene. Allora, tumori cerebrali che stanno andando bene andrebbero documentati, pubblicati. Ci sono altri tipi di tumori. Allora, questa documentazione purtroppo giace inedita nella nostra fondazione. Tumori della mammella: stanno aumentando moltissimo le conferme. Quali sono le conferme più importanti? Tumori della mammella: se dopo l'intervento. Non fanno chemia radio, fanno questa terapia. La percentuale di ricadute non è rara, è rarissima, rarissima. Ed è tanto più significativa se la andiamo a confrontare con la percentuale di ricadute ai 5-7 anni del terapia fisale. Pubblicare questi casi. Abbiamo oltre 500 casi di tumore d'amello, ammello. L'ho fatto nella revisione statistica, caso per caso, vanno inseriti in una, secondo i criteri internazionali. La giornata di bibliografia. Allora, io dovrei avere come fondazione una quantità di personale e assegnare a ognuno di questi un compito specifico. Tu mi segui questo tumore. In archivio abbiamo tutta la documentazione, la pubblichi su riviste internazionali. Qualche cosa si trova in questo qua può essere un aiuto prezioso il 5 per 1000 perché? Perché io devo assumere la persona, tutti gli effetti, questa persona assunta segue. Nel contratto c'è inserito che lui si deve occupare di questa linea di ricerca. Io avrei bisogno di una quantità di medici che, un po' per volta, mi tengono non solo aggiornata alla statistica. Vi dicevo il tumore della mella: risultati particolarmente favorevoli, anche il tumore da prostata. Abbiamo una quantità non operata di tumore da prostata, non radiotrattati. Non chemiotrattati che stanno benissimo, ma a distanza di anni, ma vanno documentati. Io sono uno. Non riesco a documentarlo tutto. Adesso se riesco, con molto ritardo, perché un po' il discorso del virus, ma anche il libro sulla prevenzione dei tumori, mi ha portato una quantità enorme di tempo perché mi ha comportato una serie di contatti, di conferenze, di giri, eccetera, eccetera, un po' distratto dall'obiettivo. E poi dovrei avere in studio collaborazione di uno o più medici che a un certo punto mi alleggerisca notevolmente. Perché la terapia va spiegata al paziente, va spiegata punto per punto, spiegare intanto perché quella terapia, spiegare che la terapia è scientifica non sono fantasie, sono date di fatto, e poi dare il massimo di assistenza possibile ai pazienti. Allora, quale sarebbe uno degli obiettivi realizzabili col 5 per 1000? Collaborazione, qua, che io posso avere uno o due medici fissi, qua, che facciano anche da sostituti che mi possono completare tutte le spiegazioni, possono rispondere a quesiti dei pazienti, mi possono aggiornare, perché i pazienti in cura poi mi mandano gli esami, mi mandano tac, eccetera, ordinarle nelle singole cartelle. Allora, e poi qualcuno invece che documenti qualcuno, invece qualcuno e raccolga senti. le informazioni ricevute. Per ora abbiamo, abbiamo delle biologhe assunte, avrei bisogno di un certo numero di medici per completare le statistiche, per pubblicarle, Secondi i requisiti che la letteratura chiede per la pubblicazione e poi per l'assistenza diretta dei pazienti. Grazie dottore. Grazie a voi. Grazie e soprattutto grazie a voi per averci seguito.